Salve care amiche e cari amici, io questa mattina ho visto il telegiornale e si commemorava l'anniversario del terremoto a Matriciana e Cumuli. Quindi è passato un anno esatto oggi dalla tragedia che ha scosso il centro Italia, dalle onde sismiche che hanno distrutto vite e abitati, che hanno raso al suolo con intere città. Un anno esatto. Io ho fatto un video 2 giorni fa nel quale mi chiedevo e vi chiedevo a tutte e tutti voi che cosa si era fatto preventivamente da quando c'è stato l'ultimo terremoto. Neanche mi ricordavo di aver fatto dei video nel 2016. Esattamente sul terremoto che aveva devastato il centro Italia. Oggi si compie un anno dall'accadimento di quei terremoti. Appena avvennero quei terremoti, subito tutti si misero a dire: bisogna fare prevenzione, bisogna fare prevenzione. Fino adesso non si fa prevenzione. Fino adesso si interviene solo dopo che c'è stato il terremoto. Fino adesso si interviene solo dopo che c'è stato il disastro. Ebbene, i primi giorni sembrava realmente che dovessero risolvere tutto con i dibattiti televisivi, che sono sempre stati la rovina del nostro paese, perché ci prendono in giro. Con i dibattiti televisivi non si risolve nulla. Prima di internet, la realtà virtuale della rete, ci sono stati i dibattiti televisivi nella scatola cretina, nella piccola scatola cretina che è la televisione, che costruisce un suo mondo virtuale. Quindi tutti a parlare i primi giorni e le prime settimane di cosa si doveva fare, di cosa si poteva fare per risolvere il problema del terremoto, dopo un paio di mesi ci si è scordati tutto. E adesso, dopo un anno esatto, non soltanto la situazione nel centro Italia è tragica, non soltanto si compiono altri anniversari, perché prima, anni prima, non so se nel 2010, nel 2012 ci sono stati terremoti in Abruzzo, eccetera, ma siamo arrivati al terremoto dell'isola di Ischia, che ancora non si sono messi al sicuro i fabbricati e le costruzioni che si sanno a rischio perché costruiti in luoghi sismici. Quindi io mi chiedo: dove va tutto il denaro della prevenzione pubblica, degli enti che debbono proteggerci da queste calamità? Ci sono frane, smottamenti, valanghe, inondazioni, straripamenti di fiumi, terremoti. Io ho fatto dei video. L'Italia dei dissesti, anzi ne ho fatti più di uno, oltre a che trattare del terremoto, ma non si fa mai nulla per l'Italia, non si fa mai nulla a parte speculare sopra i disastri ambientali. Cosa che vi dico in confidenza fanno tutti i partiti politici una volta che possono mettere mani sulle finanziazioni. Non è questione di vecchi o nuovi partiti, però vabbè, voglio fare un video corto e questo è un video dell'anniversario dei terremoti di centro Italia. Già ho fatto un video sul nuovo terremoto del 2017 che è occorso 3-4 giorni fa, una cosa così. Però adesso faccio questo video dell'anniversario del terremoto che ha buttato giù Amatrice, scombri, che ha ridotto scombri in scombri. E speriamo di non dover più fare un video parlando dei disastri dei terremoti e delle loro vittime. Ma per come vanno le cose, per come sempre sono andate dalla fine del 1800 in Italia, probabilmente, spero non al più presto, ma da qui a qualche anno ci ritroveremo a parlare di nuove vittime del terremoto. Ciao, vi lascio a un altro video. Grazie per seguirmi dal vostro Sant'Enchan, cari amiche ed amici.